se facciamo riferimento all'ultimo condono, che è stato un condono tombale, è stato un provvedimento che col pagamento di una percentuale si poteva sanare qualsiasi tipo ovviamente di contenzioso nei confronti della pubblica amministrazione. Io partirei intanto da un dato importante per chi ci ascolta oggi. I crediti e contenzioso nei confronti della pubblica amministrazione ha superato i 1.000 miliardi. 1.000 miliardi ed è una somma, direi, incredibile, impressionante. Bisogna trovare una soluzione. Allora, ci sono casi in cui c'è ovviamente la grande evasione e poi c'è tutto un mondo fatto di persone fisiche o piccoli imprenditori che scelgono di pagare i dipendenti piuttosto che pagare le tasse in un momento anche difficile di crisi economica. E allora cosa facciamo? Li facciamo fallire o troviamo una soluzione perché continuino la loro attività di impresa? Noi vogliamo cercare di risolvere questi problemi, ma la soluzione può essere una misura una tantum che va ovviamente a dare una mano a queste piccole attività e a questi imprenditori. E poi bisogna pensare anche a una misura a regime. È per quello che abbiamo studiato l'ampliamento dell'attuale concordato con adesione, con una novità anche, devo dirla francamente, e vorrei che fosse capita, e ne sto parlando anche in questi giorni con il Movimento 5 Stelle. Se una persona non può pagare, bisogna verificare puntualmente la sua capacità patrimoniale e reddituale. Aspetti, però, c'era un'ulteriore cosa che non ho capito bene allora io. Secondo lei, una persona in difficoltà che ha scelto di pagare i dipendenti e non è una persona che ha un debito molto grande o più piccolo? Cioè, l'altra sera, per esempio, da Floris, Salvini diceva, quando l'artigiano, ce l'abbiamo Salvini? Sentiamolo un secondo, perché proprio è quella la formula, secondo me, che si capisce bene. Sentiamo. A me interessa che milioni di italiani che hanno fatto la dichiarazione dei redditi, continuo a chiarire questo, non è quello che non ha mai fatto la dichiarazione dei redditi, sconosciuto al fisco, 8 ville in Sardegna, no. Ci sono milioni di italiani che hanno fatto la dichiarazione dei redditi e poi non sono riusciti a pagare tutto il dovuto perché si sono ammalati, perché sono rimasti incinti, perché si sono rotti una gamba, perché il negozio non volevano. Molti non potevano. E come li trova? Beh, se hanno la cartella esattoriale, non hanno il conto corrente, sono costretti a lavorare in nero, non possono avere dipendenti, quindi non pagano le tasse, sulla non penso che uno lo faccia perché gode no, a essere un fantasma. No, lo fa per mettere via in nero i soldi, se non no, paga. Quando hai una cartella di Equitalia, ti assicuro, no, non mi è mai capitato, aspettare. Non vivi. Basta aspettare che arriva un governo e fa il condono. Allora, qual è il tema? Questa descrizione che fa Salvini, io capisco perché ne ho raccontate centinaia di storie così, quindi le conosco molto bene. Ma secondo lei fa un'evasione di 1 milione di euro? Cioè io lo capisco se parliamo di 20.000 euro, di 50.000, ma non credo che uno che va ad 1 milione di euro sta in difficoltà, parliamo di altre cose. Ci sono contestazioni da 100.000 euro che diventano contestazioni che dopo alla fine tra interessi e sanzioni sono quasi il doppio, quindi al di là che questa cifra ovviamente è da concordare ed è la proposta della Lega, quindi del tavolo economico della Lega, e quindi potrebbe tranquillamente diminuire. Però il concetto fondamentale, ha ripetuto Salvini, e sono contento che passi questo messaggio, che non si vuole assolutamente aiutare la grande evasione o chi non ha mai fatto la dichiarazione. E quindi mettendo un tetto si dà una mano a chi effettivamente la dichiarazione la fa, le tasse le ha pagate, ma è in un momento di difficoltà economica, ma sono migliaia e migliaia di persone. Quindi è una verifica molto complicata, lei se ne rende conto? No, cioè dove fa lei a capire esattamente chi è in difficoltà, chi invece ha fatto il furbo? Le stavo spiegando prima, c'è già una norma che si chiama concordato con adesione che può essere applicata a tutte le tasse, ma viene utilizzata poco dall'ufficio delle entrate e pochissimo dalla parte del contribuente. Noi vogliamo estendere questa norma e dare la possibilità e la copertura giuridica anche da parte della Corte dei Conti ai funzionari perché effettuino delle verifiche, quindi si manda alla Guardia di Finanza del soggetto, la Guardia di Finanza verifica che ha una sola abitazione che è destinata anche per costituzione e mantenimento della famiglia. Quindi si verifica, non ci sono materialmente altri beni, caso per caso. La situazione magari della società è una situazione in crisi, magari anche con grande indebitamento dal punto di vista bancario, cosa facciamo? Li facciamo chiudere o diamo una mano perché continuino a fare impresa e ad assumere dipendenti? Lei capirà bene che ci sono molti contribuenti italiani come me, per esempio, che hanno pagato le tasse fino all'ultimo centesimo, hanno fatto mai la guerra col fisco e che dicono: ma quindi farà meglio fare la guerra e fare la pace? Io sono una cretina che ho pagato molti di le tasse. Ma molti di questi. No, lei ha ragione, ma molti di questi soggetti magari lavorano presso artigiani che sono in crisi, magari artigiani che hanno scelto di pagarli piuttosto di pagare
l'IVA e l'IRPEF, perché così succede. Io faccio commercialista, allora, e ho visto tantissimi casi di questo tipo. Voglio sentire su questa pace fiscale cosiddetta.